Di nuovo in barella davanti ai giudici. È ripreso al Cairo in un'atmosfera arroventata il processo in cui Hosni Mubarak rischia fino alla pena capitale. Accusato fra l'altro di aver ordinato di sparare sulla folla durante la rivoluzione che a febbraio portò alla sua caduta, l'ex presidente egiziano è alla barra con i figli Alaa e Gamal, sospettati di corruzione. Attesa in giornata la possibile decisione della Corte sull'eventualità di ascoltare l'ex ministro della Difesa e attuale capo del Consiglio Supremo delle Forze Armate, Mohammed Hussein Tantawi. La difesa sostiene infatti che quest'ultimo non ricevette istruzioni da Mubarak e che l'iniziativa di aprire il fuoco sui manifestanti fu presa dall'ex ministro degli Interni Habib El Adli. Non è bastato intanto all'esterno dell'Accademia di Polizia che ospita l'udienza lo spiegamento di circa 5.000 agenti. Pochi minuti dopo l'arrivo in ambulanza dell'ex presidente, violenti scontri sono scoppiati fra suoi sostenitori e oppositori che manifestavano dalle prime ore della mattina. Al fine di consentire agli egiziani di assistere a quello che la stampa egiziana presenta come il processo del secolo, anche questa seconda udienza viene trasmessa in diretta dalla TV di Stato.